Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Samuel Sterna. Questo è il primo video dell'anno 2024 ed è anche il video che finalmente ci porta al numero 50 di Samuel Sterna. Qualche tempo fa ho sperato per il numero 50 di trovare finalmente la giacca verde di Samuel Sterna, ma mi dispiace deludervi, non l'ho trovata. Quindi continuiamo a fare i video come li abbiamo sempre fatti con la mia felpa grigia per farvi trovare al più presto i miei video dedicati a Samuel per farvi sentire a casa, anche se questo è un numero che fa un po' da spartiacque. Siamo nel numero 50 dal titolo Il cavallo bianco, la mia previsione sull'apocalisse di Samuel Sterna e sui cavalli dei Cavalieri dell'Apocalisse si sta rivelando corretta perché il prossimo numero parlerà appunto del cavallo verde e in questo numero si potrebbe dare l'addio a uno dei personaggi più importanti, uno dei quattro cavalieri, diciamo, dell'Apocalisse di Samuel Sterna, che è Angus Derrileng. Non è dato bene saperlo, ma quello che invece sappiamo per certo è che la casa editrice dà anche l'addio al curatore e al co-sceneggiatore della testata, Massimiliano Filadoro. Massimiliano Filadoro è colui che più di tutti ha incarnato nel mondo reale quella che è la figura da scrittore di Angus Derrileng. Era lui l'Angus dietro all'Angus cartaceo, all'Angus bidimensionale. E non vorrei che, lasciando la testata, come lui stesso ha annunciato sui suoi profili social, lasciando la testata, appunto, ci saluti anche Angus Derrileng. A prescindere da quello che succederà al personaggio di Angus, posso dire che sono molto molto dispiaciuto per l'addio del co-creatore di Samuel Stern, che sicuramente nasce da un'idea di Gianmarco Fumasoli, che è l'editore appunto della Bugs Comics, ma sicuramente il contributo di Massimiliano Filadoro ha dato quel non so che di esoterico, di occulto, di sovrannaturale. No, sovrannaturale lo sarebbe già stato, ma quel non so che di storico, di mitologico, che ha dato sicuramente un valore aggiunto alla testata. Tutte queste cose si possono percepire quando si parla con Massimiliano Filadoro. Io stesso nell'intervista che feci per lo speciale, diciamo, il primo magazine del fan club ufficiale degli Sterniani, dove c'è appunto una mia intervista a Massimiliano Filadoro, si percepisce questa cosa, questa conoscenza molto profonda, questa passione per l'elemento esoterico, e è probabile che questa cosa potrebbe, non dico venire a mancare, ma sicuramente farsi sentire di meno rispetto al passato. Scusate la premessa lunghissima, ma ci tenevo appunto a salutare professionalmente Massimiliano Filadoro, che appunto, quando finiranno di pubblicare le storie che lui ha già preparato su Samuel Stern, diventerà come noi un lettore di questa testata. Ma ora bando alle ciance, sigla e poi parliamo del numero. Samuel Stern numero 50, Il cavallo bianco, titolo che fa riferimento a uno dei quattro cavalli dell'Apocalisse, ovvero il cavallo, non so quale cavallo, però c'è il cavallo bianco, il cavallo nero, che abbiamo visto era Foster Cranna, poi ci sarà il cavallo verde e infine il cavallo rosso. In questo numero si dà una conclusione a quelli che sono gli appunti dal Derrileng, che smettono di essere una sorta di, non lo so, premessa, una sorta di prefazione narrativa, intranarrativa al numero che andiamo a leggere e diventano parte integrante della storia, diventano proprio quello che viene il trascinamento, diciamo, della storia. Vediamo che il numero inizia proprio con Angus che finisce di scrivere gli appunti dal Derrileng che noi stessi abbiamo letto. Quindi, se c'è un numero scusate, se c'è un numero dove gli appunti dal Derrileng vanno letti, è assolutamente questo numero. Non perché sia fondamentale per la storia, ma perché gli appunti dal Derrileng di questo numero sono la storia stessa. Noi vediamo Angus che proprio finisce di scrivere
la stessa pagina che noi abbiamo letto e la storia inizia. Sarebbe anche carino, e qua butto là un'idea alla Bugs Comics, voglio solo 10%, sarebbe carino fare una raccolta di tutti questi 50 appunti del Darryling, raccolti appunto in un unico libro che contiene alla fine questa storia, Il Cavallo Bianco, che appunto parla unicamente di Angus Darryling. Come abbiamo visto nei numeri scorsi, Angus Darryling ha uno strano superpotere, chiamiamolo così, ovvero quello che lui scrive, quello che lui mette su carta va a modificare la nostra percezione della realtà. Perché in fondo che cos'è la realtà se non un insieme di ricordi della nostra mente? E come dice lui stesso negli appunti del Darryling, che differenza c'è tra un ricordo di qualcosa che è stato e un ricordo di qualcosa che si è letto? A livello neurologico, a livello cerebrale, sono entrambi dei flussi di energia, flussi di elettroni che vagano nella nostra mente. Angus ha il potere di far diventare dei suoi scritti, dei ricordi. Quando appunto ha mostrato questo suo potere per la prima volta, io ho un attimino strabuzzato gli occhi e ho detto: ma scusa, in questo mondo ci sono appunto i posseduti. Sì, è un mondo sovrannaturale, è un mondo mistico, però non mi sembra ci siano così tanti, non ci sia una così grande rosa di poteri sovrannaturali. Però sono stato molto stupido a fare questa osservazione, perché in questo mondo non c'è solo Samuel Stern e le possessioni demoniache, ma c'è la stessa agenzia Singularity, che ha avuto già un suo numero di esordio come spin-off, che ci ha mostrato che c'è una vastità enorme di cose inspiegabili in questo mondo, e quindi il potere di Angus Darryling si colloca perfettamente in questa variegata, diciamo, natura del mondo di Samuel Stern. Semplicemente non è vicina a ciò che riguarda le possessioni. Non è assolutamente detto che il potere di Angus Darryling sia vicino a una possessione, è più vicino a quella che è comunemente la magia, come abbiamo visto. In questo numero ci vengono chiarite alcune cose con questo potere, anche molto metanarrativo, di Angus Darryling, di riscrivere un attimino quello che abbiamo visto in passato. È stato usato nel numero di Madison, in cui appunto quello che ci sembrava nel numero 17 una semplice baruffa che ha portato all'omicidio accidentale della moglie di Samuel Stern, qua invece vediamo che c'era tutta fondamentalmente una cospirazione, una contesa tra angeli e demoni dell'anima di Samuel Stern. E così vale anche per questo numero per quanto riguarda la storia di Angus Darryling. Angus Darryling in questo numero scopre non solo di aver avuto il potere di riscrivere i ricordi di Samuel Stern, si rende conto mano a mano che la storia va avanti che ha riscritto i suoi stessi ricordi, cosa che persino lui si era scordato, ed è molto turbato. Proprio per questo numero mi fa pensare due cose: che Angus Darryling potrebbe dire addio a tutto e andarsene perché sconcertato di questa verità, ma quello che abbiamo visto alla fine di questo numero, ovvero Angus Darryling che si asciuga una lacrima e ricomincia a scrivere, e nella scena finale vediamo che mentre lui batte sulla macchina da scrivere, ricrea in un certo senso i suoi genitori, le persone che lo hanno accompagnato. Mi pare di capire che questo numero non abbia tutto questo peso sulla trama orizzontale. Insomma, mi pare di capire che se noi togliamo questo numero, il numero 50, da quella che è la storia di Samuel Stern e di Angus Darryling, noi possiamo fare benissimo a meno di sapere che Angus Darryling si sia inventato i propri genitori. Perché pare, perché non è chiaro, che nell'ultima vignetta lui si autocancelli di nuovo la memoria, cioè consapevole questa volta del fatto che la sua infanzia è stata modificata da lui stesso, ci si vuole ributtare dentro. E quindi non so se questa cosa, appunto, la profondità
anche di questo numero va poi a, a fare un solco anche su quello che è il futuro del personaggio nella testata. Lo si scoprirà solo leggendo i prossimi numeri. Io non vedo l'ora di farlo, ovviamente. Però ecco, l'unica cosa proprio è stata la vignetta finale, perché è l'unica vignetta. Lui, per esempio, poteva benissimo scrivere una nuova realtà, eppure pare nell'ultima vignetta che abbia ripreso esattamente tutti i personaggi che lo hanno accompagnato in passato. Mi piace anche molto il richiamo al circo che si era visto in un altro numero dove tutti e quattro i cavalieri dello speciale, non so se è l'ultimo speciale, no, il penultimo speciale del Samo Stern, erano tutti e quattro, diciamo, rapiti e coinvolti in questo strano tendone da circo, che appunto si rifà ai ricordi scritti da Angus. Gli stessi giostrai dell'Apocalisse sono dei demoni a cui lui ha dato una forma diversa, o comunque quelli che abbiamo visto sono i demoni dei giostrai dell'Apocalisse. Noi vediamo che lui riesce a modificare la realtà, i ricordi, per evitare di soffrire, che è un po' quello che facciamo anche noi nella realtà, e molti dei nostri ricordi sono edulcorati per riuscire a sostenerli meglio, per riuscire a sostenerli, soprattutto chi ha avuto dei traumi molto grossi, rimuove magari quello che ha vissuto con un ricordo finto. Questo proprio succede anche a livello psicologico. Numero molto molto bello, molto profondo, numero insolito, esattamente come pensavo nel numero 10, pensavo che ci fosse, non lo so, un numero cifra tonda che concludesse un ciclo di storie, invece c'era una storia di Massimiliano Filadoro molto particolare. Anche nel numero 50 non c'è una vera e propria, diciamo, una vera e propria pietra miliare della testata, ma è una sorta di numero quasi indipendente che parla di un personaggio secondario, comunque uno dei coprotagonisti, ma non del protagonista, e lo fa appunto in questo modo solitario, separato dal resto. Però vi ricordo che questo non è un numero che va a, come si dice, a sancire appunto una fine, perché siamo all'interno del ciclo dell'Apocalisse, lo possiamo vedere dal segno che si sta formando nella costina. Quindi questo numero, anche se è una cifra tonda, è un bel numero corposo 50, alla fine non vuol dire nulla, perché sicuramente si arriverà fino alla fine del ciclo dell'Apocalisse e sarà quella la chiusura della trama che stiamo leggendo in questi mesi, e poi si andrà avanti semmai con una nuova trama, con un nuovo ciclo. Come ha rassicurato l'editore Gianmarco Fumasoli, Samuel Stern non chiude, non chiuderà alla fine del ciclo dell'Apocalisse, ci saranno nuove storie, sicuramente per non parlare sempre degli stessi numeri, delle stesse possessioni, ogni mese, continuamente, come se fosse un infinito episodio di Jessica Fletcher, un infinito episodio dell'Esorcista. Chiaramente questo mondo si deve leggermente evolvere. Alcuni, magari ne verranno rapiti ora che il mondo si discosta dalla possessione classica, alcuni invece che si erano appassionati ai primi numeri adesso magari trovano, non lo so, un mondo diverso da quello che si aspettavano, stanno lasciando la testata, diciamo, perché non si trovano. Questo un po' è il riscontro che sto vedendo tra i lettori. Io indubbiamente non sento differenza, nel senso, finalmente il mondo si sta espandendo, è una cosa che mi piace, è un'evoluzione che voglio vedere nel fumetto di oggi. Non voglio tutti i mesi la stessa cosa, cioè se la voglio prendo l'altra testata, quella concorrente. Qui questo è un mondo in evoluzione, un'evoluzione lenta, tipica di un Bonellide, ma un'evoluzione che io voglio vedere, un'evoluzione a cui io voglio partecipare, e non vedo l'ora di vedere dove andrà a finire. Sono ancora in attesa di capire gli angeli che ruolo abbiano in tutto questo, vi ricordo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, di questo percorso che Samuel Stern ha avuto finora, diciamo.
complimenti a tutti noi lettori, anche che siamo arrivati fino al numero 50. Noi ci vediamo tra altri 50 numeri. Io spero sicuramente di arrivare fino al numero 100 con le recensioni. Questo significa forse altri 3 anni di canale, non lo so se farò altri 3 anni di canale, però mi piacerebbe comunque arrivare fino al numero 100, sicuramente come recensore, come lettore, e poi magari anche io come fila d'oro mi limiterò magari solo a leggerlo, però mi piacerebbe stare con voi ancora per tutto questo tempo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero e tutto il resto, come avevo detto fino all'inizio. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci. Al prossimo video.